Ciao ragazze, ciao a tutte. Allora, nuovo video in collaborazione con BB Craft. Oggi vi insegnerò. Vi insegnerò a fare questi borsellini in cotone con le chiusure queste di BB Craft, che erano 6 in ogni pacchetto. Poi metteremo questi che sono le targhette di. Ve le faccio vedere, Alcantara, tipo scamosciate così, e andremo, appunto, potevo mettere anche rosa, ma preferisco sempre metterle in contrasto, quindi metteremo anche queste e metteremo anche queste che sono le gocce che vi ho fatto vedere nella unboxing, e gli ho messo una goccina sopra per dargli un po' di così brilluccico, ok? Oltretutto sono veramente belle. Adesso che me ne sono rimaste un pochino, magari farò degli orecchini e accoppiati, quindi due a due, e poi me ne è rimasta un'altra sull'azzurro così, che magari utilizzerò per fare un ciondolino o qualcosa del genere. Quindi magari il prossimo tutorial lo faremo, anche se non è in collaborazione con la BB Craft, sempre comunque con questi codici di BB Craft. Quindi guardate nell'info box, che è dove c'è scritto altro vicino al titolo, e ci saranno tutti i codici e potrete andare a vedere i prezzi. Per ogni ordine c'è un codice sconto, che è Cinzia10, dove potrete acquistare con lo sconto del 10% qualsiasi materiale presente nel sito. Per ogni 25 dollari di merce, la spedizione è gratuita. Il materiale arriva circa in 10 giorni, più o meno. Quindi fate voi i vostri conti. E vi faccio vedere questi, che sono dei borsellini. Vedete che sotto sono rotondi, quindi si lavorano un po' a spirale. Vi spiegherò un po' come. E poi vanno cuciti, chiaramente. E adesso vi faccio vedere che li ho riempiti un po' di carta per farli rimanere un po' in forma, e sono sfoderati. Sfoderati perché col punto basso, secondo me, la fodera non è indispensabile. Se invece fate un altro tipo di punto, perché potreste fare anche punto alto o un giro, magari un giro, un giro, un giro, potrete foderarli come facendo il cerchietto sotto e poi una specie di cerchio intorno. Comunque prendete magari la misura del vostro cestino che vi verrà fuori e provate a foderarlo. Io non li ho foderati perché non ritengo necessaria la fodera, però questo è il quanto, questo è quello rosa, rosa e oro, che è fatto con questo cotone qui e l'oro. E andremo a fare questo praticamente nel tutorial. Io ho usato questo filo di lamè, che è un filo di lamè normalissimo, e un filo di cotone normalissimo, ok? Poi guardate che si lavori con l'uncinetto del 3. Il 3 però qui, per esempio, mi dava il 2,5-3, e gli ho aggiunto anche questo, così rimarrà un po' più rigida la lavorazione. Quindi io ho usato due fili insieme e l'uncinetto del 3, ok? Numero 3. Allora, qui c'è invece turchese, ho messo la goccina sempre in tinta, turchese, ed è piccolino come questo. Vedete, sono diversi perché ho aumentato i giri. Vi spiego in questo qui, vi spiego come farlo così, però nel tutorial. Ma se farete meno giri, lo farete più piccolo, più bombatino così. Più giri diventa più grande, con un filo più grosso invece diventa un bel borsellone, bello cicciottoso. Anche qui ho messo la goccina e la targhetta fatta a mano con amore, perché ci vuole tanto amore per fare queste cose, ve lo dico. Anche questo, vedete, bello cicciottino. Sono carini da mettere sul banco o in vetrina, dove volete, o da regalare a Natale magari. Adesso stiamo già pensando comunque ai cadeau di Natale, perché fra pochi mesi, purtroppo, o per fortuna, sarà Natale. Quindi mettiamoci avanti quei lavori e iniziamo a lavorare. Via col tutorial. Allora, facciamo così. Prima di tutto facciamo il nostro cerchietto intorno alle dita.
prendiamo il filo dall'altra parte e facciamo 8 maglie basse, quindi il primo sarà una catenella per fermare il filo e poi vado dentro e faccio 8 maglie basse, una, attenzione con il filo di lamè che ogni tanto si perde, 2, scusate che ho la mano molto lenta, facciamolo un po' più stretto, ok, 2. Tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. 8 punti bassi, vado qui, tiro il mio capettino e chiudo un cerchietto, tiro bene, riprendo il mio filo e vado a chiudere il mio cerchiettino, lo vado a chiudere qui nel primo punto che avevo fatto, attenzione perché l'ho chiuso molto, ok, vado qui e chiudo con una maglia bassissima. Conti qua, il filo di lamè un po' rompe, ve lo dico, mi vedete fare questa cosa spesso perché i filettini si incastrano, lo richiudiamo un'altra volta per bene con una, dicevamo, maglia bassissima. Ok, e l'abbiamo chiuso a cerchietto. Adesso ne prendiamo il marcapunti, io metto il marcapunti per vedere quando dove finisce il giro però, e andiamo nel primo punto che abbiamo appena fatto, quindi qua mettiamo il marcapunti, io metto questo, poi vedete voi anche una spillettina da maglia, va bene, stavo perdendo. Ora, secondo giro, faccio 2 maglie basse in ogni punto, quindi vado qui, prendo bene, prendo bene l'anellino sotto perché adesso, ecco, non sono riuscivo, e faccio 2 punti bassi in ogni punto, quindi uno e uno nello stesso punto. Due. Nello stesso punto, 2 nello stesso punto, siamo a 6, 2 nello stesso punto e siamo a 8, 2 nello stesso punto e siamo a 10, 2 nello stesso punto e siamo a 12, 2 nello stesso punto e siamo a 14, qui vedete, questo era il primo, qui altri 2 e siamo a 16, quindi va benissimo, abbiamo fatto i nostri aumenti. E andiamo qui dove abbiamo il marcapunti e ci infiliamo così con il filo e tiriamo dentro così e facciamo un punto basso che è il nostro primo del terzo giro. A questo punto riprendo il marcapunti, lo stacco e lo inserisco qua, sempre in questo punto che ho appena fatto, ok? Vuole. Sbrilluccichio. Ok, abbiamo fatto un punto, quindi uno sì, cioè uno da solo e uno doppio, quindi nel punto successivo ne faccio 2, quindi faccio un aumento e un punto basso normale, quindi 2 punti nello stesso punto, un punto da solo, 2 punti nello stesso punto
e un punto da solo. E così si otterrà il cerchietto perfetto. Poi nel giro successivo e nei giri successivi aumenteremo le maglie basse fra gli aumenti, cioè nel primo punto, nel primo giro abbiamo fatto solamente i punti bassi, 8 punti bassi, poi abbiamo aumentato 2, 2, 2, 2 e sono diventati 18. Quelli adesso diventano un punto basso, due insieme, un punto basso, due insieme, un punto basso, due insieme, chiudiamo il giro. Chiudiamo il giro, avete visto che io non l'ho chiuso con una maglia bassa, o bassissima. Sono andata a fare il primo punto, fatelo anche voi, così guardate, non si vedranno, non si vedrà quella riga che di solito viene per la chiusura dei punti, che dopo si vede anche qui, è brutto. Invece facendo così, a spirale praticamente lavoriamo. Non si vedranno i punti di chiusura e andremo avanti così a fare tutti i giri. Allora, io adesso vado avanti così e faccio un punto e due e un aumento, un punto e un aumento. Nell'altro giro successivo, due punti, un aumento, due punti, un aumento, due punti, un aumento. Nel giro successivo ancora, tre punti, un aumento, tre punti, un aumento, tre punti, un aumento. Nel giro successivo ancora 4 un aumento, 4 un aumento, 4 un aumento. Nel giro successivo ancora 5 un aumento, 5 un aumento, 5 un aumento. Nel giro successivo 6 un aumento, 6 un aumento, 6 un aumento. E mi fermo. Dovrei essere già a buon punto. Perché? Perché devo andare a fare un cerchio che sia grande come questo. Clic clac aperto. Proprio un cerchio anche questo, adesso lo faccio vedere. Comunque dipende anche dall'uncinetto e dal filato che state usando, però questo qui deve essere grande come questo, preciso. Dovete appoggiarglielo sopra, ok? E deve essere grande uguale, scusate che faccio così, grande uguale, ok? Quindi adesso noi andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti fino a 6 punti bassi e un aumento e vediamo dove siamo arrivati. È possibile che io debba farne un altro successivamente, però io direi che arriviamo a 6, ok? Quindi in questo qui 1 2 1 2 1 2, in quell'altro 2 2 insieme, 2 l'aumento, 2 l'aumento, nell'altro 3 e via così. Ogni giro mettiamo un punto basso fra gli aumenti. Spero di essermi spiegata bene e arriviamo fino a che questo non diventi grande come il cerchietto. Allora, ecco qua, ho fatto 7 giri, praticamente compreso il primo, questo, e sono arrivata a contare 6 punti e un aumento, 6 punti e un aumento, quindi in ogni giro dovete aumentarne uno, quindi sono arrivata a 6. Vedete che, allora, con 5 ero proprio pari pari, rimaneva dentro, con 6 diciamo che arrivo un po' un pelo di più, ok? Quindi va bene, 6. Potevo fare anche del 5, da 5 però 6 mi viene meglio, ok? Adesso devo fare 10 giri senza aumenti, sempre mettendo il marcapunti qui nel primo, ok? E li conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giri senza nessun aumento. Non vi verrà proprio su così, un po' si allargherà, ma voi andate avanti e arriviamo al decimo giro insieme. Eccomi qui che ho finito i 10 giri, quindi 10 giri senza fare nessun aumento. Viene questa specie di cestino, ok? A questo punto tiro un po' i fili perché sono tutti girati. A questo punto devo fare due giri con le diminuzioni perché se guardiamo questo qua adesso è largo, ok? Quindi per fare questa bombatura del borsellino dobbiamo fare dei giri con delle diminuzioni. Le diminuzioni si fanno così. Allora, qui ho messo il mio marcapunti. Io faccio 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi vado dentro al prossimo. Prendo il filo e non chiudo, vado dentro l'altro, prendo il filo
e chiudo tutte insieme. In questo caso ho fatto una diminuzione così che non si vedrà il buchino, niente. Quindi vado ogni 6 punti, faccio una diminuzione, quindi 1, 2. Guardate che qua sempre il solito problema del la me, mi raccomando, ok, 3, 4, 5 e 6. Vado dentro, prendo il filo, vado dentro nell'altro, prendo il filo e tiro, faccio un'altra diminuzione. E devo fare 2 giri dove ogni 6 punti faccio una diminuzione. Poi vado a fare la misurazione e vado a vedere se va bene, diversamente ne devo fare un altro. Quindi ogni 6 punti vado a fare una diminuzione. Faccio così per tutto il giro, arrivo qua, ok? Rimetto il marcapunti, rifaccio un altro giro sempre con una diminuzione ogni 6 punti e vediamo come si restringe. Poi dopo decidiamo se farne un altro. Eccomi qua. Allora, sono andata a misurare, devo fare un altro giro. Stavolta ne diminuisco appunto uno, un punto ogni 5. Prima l'ho fatto per 2 giri, uno ogni 6. Adesso vado a farne uno ogni 5. È l'ultimo giro, ma lo stesso devo mettere i marcapunti. Devo fare un altro puntino perché qui il marcapunti era qua e quindi vado a metterlo. Mi raccomando, mettetelo perché se no non sapete che giro siete, insomma dovete sempre stare a guardare i punti, poi non è neanche facile. Quindi adesso ogni 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Tiriamo un po' il filo. Vado dentro, prendo il filo, vado dentro, prendo il filo nel secondo e tiro e ho fatto un punto. Di nuovo 5 punti, 1, 2, 4 e 5 e una diminuzione, quindi dentro, filo e chiudo. 1, 2, 3. 4, 5, dentro, filo e chiudo. Uno, due, tre, quattro e 5 e dentro, filo e chiudo. Tutte le volte, capito? I 2 punti ne facciamo uno. Di nuovo 5. E ancora un po', non vi tengo qua per arrivare in fondo. Ecco qua che ho finito, vedete com'è? Ci sta proprio perfettamente. Lo cinge perfettamente. Ora devo andare a fare tutta la cucitura con l'ago, ok? Per andare a fermare la mia chiusura. Se lo faccio vedere bene, ok, andrà cucita così. Però ve lo faccio vedere un'altra angolazione perché così non riesco, ok? Eccoci qua. Allora, ho cambiato postazione, sono a casa, quindi sentite le cicale fuori. E andiamo a cucire il nostro manico. Allora, diciamo che qui c'è il mio filo che io ho chiuso, quindi cerchiamo di tenere una metà, e poi con il marcapunti andiamo a segnare la fine della metà, insomma, a metà mettiamo il marcapunti in modo che dovremo arrivare lì con la prima cucitura del primo pezzo, il primo segmento. Ora vado qui dove c'è appunto il mio punto.
vado a incastrare la mia lavorazione in mezzo, ok? Poi con un ago e il filo stesso della lavorazione che ho usato per fare appunto il borsellino, vado qui con un ago e ho fatto un nodo per fermare, ok? Poi salgo nel primo foro qua e vado a fermare il tutto. Allora, prima di tutto devo qui andare a incastrare la mia lavorazione dentro alla fessura, quindi con calma, poco alla volta, vado qui e faccio il mio primo punto e vado a prendere il borsellino, diciamo, ok? Poi io qui torno indietro anche e faccio un secondo punto perché non mi voglio fidare di quel nodo che ho fatto. Attenzione perché un po' si ingarbuglia, poi tenetelo corto perché si stressa molto passare da lì e quindi si sfilaccerà, ma noi magari dopo lo andiamo a sostituire con un altro. Ok, così. E adesso piano piano mi tiro dentro la lavorazione man mano che la cucio, quindi vado di qua, prendo sempre un po' del mio borsellino e prendo e vado nell'altro foro. Attenzione, come vi ho detto, tiratelo piano perché si stresserà il cotone e quindi si può rompere, ma noi piano piano lo andiamo a tirare qua, entro di qua e salgo dall'altra parte. Ve ne faccio vedere metà, poi vado avanti da sola perché sennò dovrebbe diventare un video lunghissimo, ma questi sono lavoretti che sembrano corti, ma poi in fondo non lo sono, quindi quando vedete un borsellino fatto così, sappiate che ci abbiamo messo un bel po' di ore, che non è di stoffa, quindi è fatto punto a punto. Qui andiamo sempre a tirarlo su piano piano. Potevamo segnare anche una metà, che era magari anche meglio, però adesso qui io non l'ho fatto, male ho fatto. Segnatevi anche l'altra metà, così sapete dove finire la metà della chiusura. Qui lo tiriamo un po' su, andiamo un po' qua, prendiamo la lavorazione e andiamo a prendere l'altro foro. Come vedete, i fori sono fatti in maniera che usciamo bene con l'ago. Io sto usando un ago con una cruna larga perché per far passare questo filo, ma potete usare anche un altro filo, anche quelli magari in poliestere belli e resistenti, quelli da taglio e cuci per intenderci, e avrete una resa maggiore. Però qui lo voglio fare uguale, quindi vado piano piano e lo vado a incastrare piano piano nella lavorazione. Arrivo in fondo qua. Queste cicale quanto cantano oggi, vedete che è proprio caldo, anche Bologna poi è un forno crematorio. Vado su, prendo il borsellino e vado dall'altra parte. Tiriamo sempre il filo così perché adesso l'ho tenuto anche forse troppo lungo. Vedete che qui devo arrivare lì, quindi piano piano me lo tiro piano piano, cerco di incastrarlo qua in mezzo. E lo so che sono video lunghi, sono video, però quelli che vi fanno vedere tutti in 3 minuti. Non vi spiegano bene come si fa. È chiaro che fanno una visualizzazione, allora interessa quella, invece a noi interessa che voi facciate dei borsellini bellissimi con i materiali BB Craft, che sono appunto questo manico, cioè questa chiusura,
anche altre cose che vi farò vedere dopo che andiamo appunto a citare e a linkare poi sotto. Ecco, qui devo arrivare lì, quindi piano piano, se poi vedete che fa un po' di, ecco, andiamo a tirarlo un po' di più, avvicinarli i punti, perché tanto è una maglina, eh sì, può anche un po' restringere, ok? Tiro sempre il filo da questa parte, poco poco alla volta, con calma le cose bisogna farle. Io qui non ho purtroppo questo tempo perché voglio finire il tutorial per poi assemblare tutti i pezzi, perché l'ho fatto in diversi momenti delle mie giornate. Anche perché farlo tutto in una sera ci vorrebbe tutta una sera intera, un giorno ci vuole tutto un giorno intero, quindi poca alla volta si fa tutto. Quindi anche qui vedete che si ingarbuglia. Io preferisco farlo con l'altro filo, eh. Poi non fatelo con la me perché sennò si sfilaccia tutto, che è una cosa bruttissima. Però magari se avete un altro filo, anche di quelli un po' più resistenti, secondo me si fa meglio. Lo stiriamo qua. Dove sei finito? Dimmi. Ok, bene. Ole, adesso andiamo un po' a tirare dritto perché ogni tanto vi farà questo scherzo, vedete che si arrotola. Voi lo srotolate piano piano e lo fate dritto. Ok, adesso va meglio. E vado a fare l'altro punto qua. Prendo un altro po' di borsellino, a questo punto tiro un po'. Mi sono incastrata, sì. Da qualche parte mi sono incastrata, l'ho sentito. Lo so, non è facilissima questa cosa per chi magari non l'ha mai fatta. Usate un altro filo, non questo di cotone, perché è veramente stancante. Poi, come ho detto, forse l'ho tenuto io lungo. Tenete i fili più corti, al massimo fate un'aggiunta dopo. Vediamo, ok, tiriamo sempre bene. E qui devo arrivare qua, quindi piano piano mi tiro un po' la lavorazione per arrivare lì. Vedete che ci è arrivato? Poi se fa queste pieghine qua è bello lo stesso, perché dopo vedrete che diventa più bombato come l'altro. Oppure fate un altro giro e fate altre due diminuzioni, magari se volete. Però a me piace che sia bello cicciottoso così. Allora, cicciottoso si può dire, sì. L'ho detto, voglio il borsellino cicciotto, ma che tremendo il suo filo, ah. Mamma mia. Allora, adesso lo taglio un po' perché sennò davvero non ce la faccio arrivare fino in fondo lì. Ah, scusate, eh. Lo taglio perché è troppo lungo e dopo tanto nell'altro pezzo non lo posso più usare perché è già stressatissimo e quindi non va bene, poi si romperà. Allora, ok, vado qui. Ecco, vedete che se è più corto va meglio. Qui sempre la mia ferma punti mi dice dove devo arrivare con l'ago, vado un po' così e lo vado a prendere. L'importante è che voi prendiate sempre il pezzo di là, ok? Così, senza paura. Poi se non viene bene disfatelo, rifate, perché a volte può capitare. E qui sono arrivata, vedete, proprio al centro metto il mio marcapunti. Questo lo vado a mettere un po' sotto con l'ago perché è venuto fuori dalla sua scanalatura, ecco. Tiro un po' su, vado dall'altra parte qua, faccio un altro punto qua, qua, prendo questo qui e
Vedete che col marcapunti sono arrivata proprio a metà. Ora vado qua fuori, esco, non nel marcapunti però, dai, qua, e vado a fare anche questo puntino qui, che ci piace tanto, anche se molti non lo fanno, io lo faccio, perché dove si apre è sempre un po' più così, fermo in questo caso. Ok, andiamo a vedere un po'. Vedete com'è bello cicciottino? Eh? Adesso andiamo a fare dall'altra parte. Allora, io ho il filo abbastanza lungo, quindi proseguo, tolgo via questo marcapunti che ormai non mi serve più, e anzi, lo vado a mettere qui nella metà, adesso che posso, visto che ho visto che è una cosa che può servire, fatela anche magari nella prima parte che io non l'ho fatto. Potete anche chiudere così e mettere il marcapunti qua, in modo che questo punto dovrebbe arrivare nella metà della chiusura. Eh? Ecco, così abbiamo fatto un ulteriore segnalino. Io provo con questo, poi se vedo che si romperà ne proverò un altro, però nel frattempo, visto che vado qui e tiro e vado su, scusate che ecco, giro l'ago di qua e vado su di qua. Anche tutti questi trucchettini, eh? Vedete che qui il marcapunti dov'è? Io lo devo far arrivare lì a metà, ok? Quindi così so più o meno come giostrarmi il mio pezzo. Sono qui. Questo lo vado a incastrare dentro piano piano. Se non riesco da questa parte lo faccio dall'altra, che va bene. Ok. Ok. E adesso vado a fare il mio punto. E vado qui e salgo nell'altro. L'ho preso? Sì. Guardate sempre se prendete il pezzo però, perché anche questa cosa sembra scontata, ma non lo è. Potremmo anche non prenderlo, ok? Metti che mi sbaglio. Tiro di qua. Il marcapunti è proprio lì a metà circa, quindi vado bene già. Me lo tiro un pochino di più, ok? Così devo cucirlo. Perfetto, qua me lo tiro con le mani e vado. So se si capisce bene, si vede bene, ma è l'unica maniera per farvelo vedere. Poi l'abbiamo fatto anche nelle altre borse più cacche, su questo lavoro, però con questo qui che è tondo, che è di uncinetto, che cede, che è, non è la prima volta qui che ve lo faccio, quindi con voi, per cui è meglio prestare un po' più di attenzione nel farlo. Ok, qui sono già a metà, quindi va benissimo così. Guarda, abbiamo fatto proprio bene a metterci i marcapunti, che marcapunti ci dà il segnale dove dobbiamo andare a finire la prima mezza cucitura. E adesso possiamo andare più spediti, ok? Questo adesso lo vado a togliere perché già sono arrivata, quindi so già che lì va bene e lo vado a finire. Sono quasi arrivata alla fine, quindi faccio gli ultimi due punti. È sempre un avanti e indietro, non c'è nessuna difficoltà. Con questo ago poi sta andando benissimo, quindi me lo terrò da parte perché ho capito che è proprio l'ago giusto per fare questa cucitura di questi borsellini qua, quindi mi piace molto. L'una sottile, ma ci passava anche il mio filo, quindi qui faccio sempre la solita chiusura e adesso qua vado a fermarlo qui, faccio delle asoline dentro, poi visto che è dello stesso colore, ecco, ora visto che è dello stesso colore, dicevo, vado un po' qui nella lavorazione dentro.
e poi lo vado a tagliare, ma tanto comunque sarà lì dentro e nessuno lo vedrà più, perché appunto essendo dello stesso colore. Se non è dello stesso colore, magari l'avete fatto in contrasto, fatelo lo stesso dall'altra parte, e ve lo andate a nascondere comunque nella lavorazione. Qui vedete che si era già stressato, mi ha fatto questa bella cosa qua, poco importa perché comunque ero già arrivata dove dovevo arrivare, quindi lo vado a tagliare. Ok, si è visto che si era stressato tutto, quindi ok, eccolo qua. Qui c'è il mio filo, lo vado un po' a girare in sotto. Eccolo qua il mio bomboncino, guarda che carino, guarda com'è bellino. Poi adesso quando sarà pieno, magari aspettate che mettiamo un po' di scottex. Lo scottex casa è fantastico per fare queste cose. Prendiamo lo scottex, a poi lo togliamo tutto e glielo vado a mettere dentro, così gli do una piccola, gli do una forma, ok, benissimo. Adesso con queste targhette sempre di BB Craft posso andare a mettere il cartellino qua, il questo qua di similpelle handmade with love, oppure andare a cucire uno di questi belli strass. Questo l'avevo messo grande, ma poi lo toglierò perché non so se mi piace, forse è meglio mettere questi più piccolini. Questo qua lo andrò a lavorare un po', magari farò un qualcosa con rosa su rosa, magari no, andiamo a vedere se c'è un colore che magari un po' di contrasto che ci sta meglio, viola. Allora, due azzurri, due viola, bianco, rosa, questo verde, anche questo verde qua è carino. Sì, allora potrei mettere questo qui cucito qua in mezzo, con un nylon, ok, però potrei metterlo anche prima la targhetta e poi metterglielo qua sopra in qualche maniera o sotto. Ok, e quindi andrò ad abbellirlo ulteriormente. Poi qui c'è il, da questa parte c'è un appiglio dove posso fare con delle catenelle, dei punti bassi, anche un piccolo, o una catenella, oppure con l'oro che ho usato, in questo caso oro e rosa, me ne è rimasto ancora un po', farò una catenella e l'attaccherò con un moschettoncino. Intanto passano ambulanze, passa di tutto oggi, cioè proprio mentre io sto facendo questa cosa. Bene, quindi io metterò l'handmade così, rosa c'era anche rosa, andiamo a vedere, perché magari stava bene anche rosa, però mettiamolo rosa. Andrò a cucire questo qui Made with Love e magari una piccola goccetta qua sopra, in modo da renderlo un po' più prezioso. Adesso io lo cucirò e ve lo farò vedere alla fine, già fatto sia questo che anche questo, perché anche questo c'è, io adesso lo giro perché comunque quella cosa lì non mi piace, c'è anche qui il suo bel cartellino, ok, quindi li andrò a fare tutti e due e ve li farò vedere finiti. Intanto per adesso abbiamo già finito questo, questi qui me li vado a cucire dopo, quindi me li porto al lavoro perché sto portando avanti e indietro questo lavoro da giorni da 2-3 giorni che lo porto avanti e indietro, quindi li finirò e poi ve li farò vedere nella loro bellezza, perché per me sono molto belli, molto carini, tutti luccicanti, così da regalare a un'amica, da fare dei pensieri
a Natale oppure anche non a Natale, a compleanni, gli mettiamo dentro un rossetto, un Rimmel, qualche cosa. Secondo me sono molto validi per fare anche dei regalini, quindi prezzo magari accessibile, non esageriamo qua perché il lavoro c'è, però non è così complesso, e quindi possiamo benissimo fare una cosa del genere. Questo qui lo vado subito a togliere perché non mi piace, lo vado a scucire perché l'avevo cucito con il nylon, infatti non si vede, ma preferisco metterglielo più piccolo, dai, e metterci il cartellino del fatto a mano, perché secondo me il fatto a mano è d'obbligo, ci va. Quindi qua me lo vado a scucire piano piano. Vedete che avevo fatto dei punti fra la filigrana di questo, ma non, cioè, è troppo grande per il borsellino che è piccolino, quindi secondo me è più fine con come si dice, un charms più piccolino, un brillo più piccolo, Quindi l'abbiamo fatto. Adesso questo lo vado a togliere con calma, con delle forbici più piccole, e ci vediamo dopo per la visione finale dell'oggetto. Mi piace molto, mi è piaciuto molto farlo, mi piace molto come è venuto, come viene, e dopo ve lo farò vedere finito e vedrete che vi verrà voglia di farlo, perché è comunque facile, non è difficile, anzi molto facile da fare, ok? Ci vediamo dopo. Allora, spero che il tutorial vi sia piaciuto e, come sempre, BB Craft, Cinzia 10 per lo sconto. E queste chiusure sono fantastiche, che come avete visto sono proprio belle, si riescono a lavorare benissimo, non ci sono problemi per l'infilatura dell'ago, eccetera, e farete dei borsellini fantastici. Io vi saluto, ai prossimi tutorial, grazie mille, come sempre, BB Craft, che mi fa provare queste meraviglie. Io vi saluto veramente con tanto love, e vi rimando ai prossimi tutorial. Ciao, 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 ciao.